Siamo al capitolo 4 di Luca, versetto 14, e oggi arriveremo fino al versetto 44. Buon costume è leggere prima il testo. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione, insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo di profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Poi scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre, la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Se siete stati attenti, il che è difficile, alla mattina alle 9:30, è così di brutto subito. Siete stati attenti, c'è un'incongruenza molto grave nel testo. Adesso lo vediamo.
Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, siamo al versetto 23, e l'episodio viene dopo. I cittadini di Nazareth dicono: quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Ma ha appena cominciato il suo apostolato. A Cafarnao scenderà giù dopo. C'è qualcosa che non funziona, vero? Bene, adesso cerchiamo di capire il perché. Se il nostro amico Luca ha fatto questa scelta, c'è un motivo serio. Adesso proviamo un momentino a dare un'occhiata veloce a come è costruito questo testo. Al versetto 14 e 15 noi troviamo una specie di sommario. Non è un episodio, è una specie di piccolo medaglione dove si dice con due pennellate veloci cosa Gesù faceva in modo generico. Poi invece abbiamo l'episodio di Nazareth. Al versetto 31-32 avete ancora un altro sommario dove si dice in maniera veloce, sempre con le famose quattro pennellate, che cosa Gesù facesse. Ma è una specie di breve riassunto. Mentre invece dal versetto 33 fino al versetto 39 voi avete due episodi precisi. Poi al versetto 40 osservate cosa è scritto: al calar del sole. Ci siete? E invece al versetto 42 sul far del giorno. Vi ricordate com'era suddiviso il giorno in Oriente? Sera, mattino. Questa è una giornata di Gesù, è un'altra specie di sommario. Ora, questa osservazione, che è puramente di tipo letterario, ci porta ad osservare la linea 30-34. Se voi guardate lo schema, ditemi che cosa vedete. C'è un sommario che apre il nostro brano, poi abbiamo un racconto legato alla sinagoga di Nazareth, poi abbiamo un altro sommario, poi abbiamo due episodi legati alla sinagoga di Cafarnao, e poi abbiamo un altro sommario che è la giornata di Gesù. Ci siete? Bene. Questa è una prima presa di contatto con il testo. Adesso osserviamo ancora. Se noi dovessimo rileggerlo, e diventerebbe una barba infinita rileggere il testo, ci accorgeremmo che alla linea 30, al versetto 15 esattamente, troviamo la parola sinagoghe. Alla linea 31, per tre volte troviamo la parola sinagoga. Alla linea 32 non troviamo la parola sinagoga. La torniamo a trovare alla linea 33, esattamente al versetto 33. E la ritroviamo alla linea 34, esattamente al versetto 44. Sempre osservando il testo, dovremmo rileggerlo con pazienza una, due, tre volte, ci accorgeremo che nella prima parte di questo nostro brano c'è la sottolineatura che Gesù insegnava. Alla linea 32, stranamente, si dice che insegnava con autorità. Sinagoghe, sinagoga, sinagoga, sinagoghe, notate che è speculare, plurale, singolare, plurale.
Qui vuol dire che Luca ha voluto creare una struttura concentrica, dove al centro c'è il concetto più importante. E il concetto più importante è: insegnava con autorità. Questo è il messaggio del brano. Ora, come insegnava con autorità? Questa è la domanda. Insegnava con autorità a Nazareth, con la parola, con la comunicazione verbale. Cafarnao, con la comunicazione non verbale. Dunque il suo insegnamento fatto con autorità aveva due fuochi. L'insegnamento dato con la parola e l'insegnamento dato con i miracoli. È proprio vera questa lettura? Beh, provate un momentino a dare un'occhiatina al versetto 36. Gesù ha appena fatto il miracolo della liberazione di un indemoniato. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa? Che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno. Qui avete la congiunzione tra l'autorità che lui aveva con la sua parola e l'autorità che lui aveva con le sue azioni. Adesso siamo in grado di leggere il testo e di capirlo. Solo adesso. Perché adesso sappiamo qual è la spina dorsale che Luca ha scelto per costruire questo alberetto di Natale. Il tronco centrale è l'insegnamento con autorità. Questo insegnamento ci viene spiegato dai sommari e dai due grandi scenari, lo scenario di Nazareth e lo scenario di Cafarnao. Semplice. Adesso. Allora, partiamo, adesso sì, possiamo partire senza difficoltà, perché sappiamo dove andiamo a parare. Sappiamo che questa è una costruzione artificiale, perché l'abbiamo visto dalla linea 30-34, artificiale nel senso che non è storica, è teologica. I fatti sono accaduti, ma se voi notate la cronologia dei fatti forse non è precisa. Probabilmente l'episodio della guarigione dell'indemoniato è avvenuta prima dell'episodio di Nazareth. Invece qui abbiamo Nazareth prima, indemoniato e suocera di Pietro dopo. Perché al versetto 23 Gesù, interpretando il pensiero dei suoi ascoltatori, dice: quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui. Ma se voi siete stati attenti alla lettura, dopo il battesimo di Gesù, Gesù a Cafarnao non va. Gesù va a Nazareth, torna a Nazareth. A Cafarnao va al versetto 31. Luca è greco. Allora c'è da chiedersi, prima cosa, perché Luca ha adoperato questo stile che è semitico? Perché questo è uno stile semitico, non è greco. Lo stile greco avrebbe fatto così: piccolo episodio in cui si dimostra che Gesù insegna con autorità e poi giù tutto il resto che diventa dimostrazione di questa autorità. Questo sarebbe lo stile greco. Si dà la tesi e si fa la dimostrazione. Invece Luca qui ha adoperato il classico stile semitico. A, B, C e poi si torna indietro. B primo, A primo.
Questo spiegherebbe alcune cose, per esempio che Luca ha mantenuto questa pericope, questo brano che stiamo esaminando, secondo la forma che gli era stata trasmessa dalla tradizione. I cristiani queste cose se le ripetevano. E quindi venivano memorizzate in un certo modo. Oralmente la cosa ripetuta è arrivata a Luca, Luca l'ha presa e l'ha stesa così come gli veniva detta, senza toccarla. Per questo è rimasto lo stile semitico. Qui noi potremmo aprire una parentesi per fare un approfondimento circa la fedeltà della tradizione orale che poi diventa testo scritto. Di questi fenomeni ne abbiamo moltissimi, per cui noi siamo oggi in grado di determinare qual è il materiale che è stato ripreso da questa tradizione orale ed è rimasto intatto anche a livello scritto, e qual è invece il materiale che, preso dalla tradizione orale, è stato ritoccato dagli evangelisti, da Marco, Matteo, Luca, Giovanni poi non se ne parla, per dare una certa fisionomia teologica al testo di ogni singolo evangelista. Noi possiamo dire che qui c'è un testo che Luca ha rispettato fino in fondo, che ha ritoccato solo in piccolissimi punti. Per il resto è come se noi sentissimo gli apostoli che parlano di questi episodi subito dopo la Pentecoste. Cioè siamo più o meno nel 30, vicino all'estate del 30 d.C., è la stessa cosa, perché la tradizione orale non è stata minimamente toccata. C'è una seconda osservazione da fare. Quali sono i ritocchi che Luca ha fatto? Ce ne sono diversi. Quali sono i due più importanti? Versetto 18 e 19 e versetto 36. Questi sono i due ritocchi più importanti che Luca fa. Perché questi due? Andate per cortesia alla scheda, alla seconda facciata, alla linea 56. E naturalmente vedete i vermicelli ebraici sulla destra e sulla sinistra la traduzione italiana. Quella scritta in grassetto è il testo presente in Luca. Se voi notate, rispetto al testo ebraico che Gesù ha letto, alla linea D di Domodossola, l'ebraico ha una frase che nel testo evangelico non c'è, per fasciare gli spezzati di cuore. In italiano si dice per fasciare i cuori spezzati. In ebraico invece si parla così. Tenete poi presente la lettera F di Forlì. Il testo ebraico dice ai prigionieri l'apertura degli occhi. In italiano si dice i ciechi. I ciechi la vista. La lettera di Imola e di Lodi mancano nel testo evangelico. Cosa strana? Allora, noi abbiamo riportato qui un testo che non è il testo ebraico. Gesù ha letto il testo ebraico nella sinagoga di Nazaret. Stranamente a dirsi, questo testo è il testo greco. È il testo dei 70. Non è esattamente il testo dei 70, è un testo molto vicino al testo dei 70, ma è comunque la traduzione greca. Questo è importante,
perché allora noi sappiamo che la Chiesa nascente, fin da subito, ha adottato il testo greco dei 70 come testo biblico, suo. Capite perché tra noi e gli ebrei, per l'Antico Testamento, c'è una differenza? Se io dialogo con un ebreo, io ho nell'Antico Testamento dei libri che lui non ha. E diciamo, e allora? Qual è l'Antico Testamento vero? Tutti e due. Perché all'epoca di Gesù c'era il cosiddetto canone ebraico che era corto, cioè teneva in seno solo i testi scritti in ebraico o aramaico, e basta. Mentre gli ebrei di Alessandria d'Egitto adoperavano i 70. Tutti quei testi ebraici e aramaici scritti nell'Antico Testamento di Gerusalemme c'erano in greco nell'Antico Testamento di Alessandria d'Egitto, ma ad Alessandria d'Egitto c'erano anche altri libri sacri che sono stati scritti direttamente in greco. Oppure erano tradotti dall'ebraico e l'ebraico non veniva considerato importante. Questi sono 7. Perciò tra me, cristiano, cattolico, e un ebreo, quando parliamo di Antico Testamento, e capita, noi cattolici dobbiamo tenere presente che quando si parla, per esempio, della preghiera per i defunti, gli ebrei questo fanno fatica a capirlo, perché non hanno il secondo libro dei Maccabei. Il secondo libro dei Maccabei è scritto in greco. Noi l'abbiamo perché faceva parte del canone alessandrino, del canone greco. Sappiamo che la Chiesa ha adoperato fin da subito il canone greco appunto per queste cose qui. Se voi andate in cerca di tutte le citazioni veterotestamentarie del Nuovo Testamento, le trovate sempre in greco. Cos'è successo? Nel XVI secolo, quando Lutero si è staccato dalla Chiesa Cattolica, ha scelto l'ebraica veritas, non la verità cristiana, ma la verità ebraica. E quindi anche i protestanti hanno l'identico Antico Testamento che hanno gli ebrei. E hanno rifiutato i testi scritti in greco. Questa scelta gli ebrei l'hanno fatta nel secondo secolo dopo Cristo. Ai nostri fratelli protestanti mal l'incolse perché Lutero non conosceva tutte queste problematiche. Lui ha detto scegliamo quello che hanno gli ebrei perché gli ebrei hanno fatto la scelta di avere solo testi ebraici e aramaici. Solo che gli ebrei nel secondo secolo avevano aggiunto un altro elemento, avevano detto e testi antichi. Non testi recenti. I protestanti si sono dimenticati di questo piccolo particolare, per cui oggi c'è grande imbarazzo quando noi dobbiamo discutere con loro, perché a Qumran è stato trovato il testo greco di Tobia, il testo ebraico di Tobia, che noi pensavamo esistesse solo in greco. Invece a Qumran abbiamo avuto la prova che esisteva anche in ebraico, perfino anche in aramaico. E poi abbiamo il famoso caso del mio amico, del Siracide, che è eclatante. Per cui oggi discutere sia con ebrei che con protestanti implica sempre una certa attenzione per non offendere la sensibilità di nessuno. Infatti gli ebrei no, perché hanno fatto la loro scelta ben consapevole, ma per i protestanti è veramente in un imbarazzo quando si toccano alcuni argomenti. Perché queste tematiche sono presenti solo e unicamente nei testi cosiddetti greci. Secondo esempio, quando si parla della sopravvivenza dell'anima,
sia per gli ebrei sia per i protestanti, è difficile sostenerlo con i testi dell'Antico Testamento. Sostengono questo tema con testi del Nuovo Testamento. Mentre invece anche nell'Antico Testamento c'è già questa verità di fede. Se voi prendete il Libro della Sapienza, scritto nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, al capitolo 3, si parla con estrema chiarezza della sopravvivenza dell'anima. Prego. I 7 testi sono i 2 libri dei Maccabei, i 2 libri sapienziali, Sapienza e Siracide, e 2 libri storico-didattici, Tobia e Giuditta. È un libro profetico, Baruch. Due storici, primo e secondo Maccabei, 2 sapienziali, Sapienza e Siracide, 2 storico-didattici, Tobia e Giuditta, 1 profetico, Baruch. Dunque, quello che noi troviamo al capitolo 4, versetto 18-19, è un ritocco che fa Luca, e il versetto, vi dicevo, 36, dove Luca e i suoi amici che ascoltavano, leggevano il suo Vangelo, non avendo la mentalità semitica, l'autore ha cambiato leggermente il testo originale. Proviamo ad andare a Marco, capitolo primo. Facciamo questa fatica. E andiamo al versetto 27. Voi sapete che Marco è stato scritto circa 20 anni prima di Luca. Il Vangelo di Marco è databile più o meno verso il 65 d.C. Sì. È molto più vecchio di Luca, che è stato scritto più o meno verso l'85. Nello stesso episodio Marco scrive: «E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo?» È un avvenimento che è capitato. È stato fatto un esorcismo. L'esorcismo è un'azione. La liberazione è un miracolo. Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. Come viene chiamato questo miracolo? Un insegnamento nuovo. Ma l'insegnamento è il miracolo. L'orientale capisce molto bene questo dato. Perché? Perché se noi studiassimo un pizzichino di ebraico, sapremmo che la parola dabar, che normalmente si traduce con parola, non significa solo parola in ebraico. Dabar significa parola, cosa e avvenimento. Perciò in ebraico non c'è nessuna difficoltà a dire dopo una lezione io ho ascoltato un dabar, una parola. Ma diciamo in Oriente, dopo aver visto un fatto, io ho visto un dabar, un avvenimento.